Allora, volevo dire, no? Adesso bisogna, intanto che i componenti del gruppo entrano, i componenti del gruppo si preparano. Intanto che i componenti del gruppo si preparano, che facete? Oh? Io qui sono venuto su per dargli tempo di mondo a su, anche come dovete venire? Oh? Dico, me giro, li trovo tutti pronti, ancora non c'è niente su. E su. Avvocato. Allora, niente, io volevo fare una piccola chiacchieratina con voi. Intanto, mentre entrano, fate pure un bel applauso. Volevo dire, io l'altro giorno, con un mio carissimo amico che conoscerete sicuramente tutti, anche perché è un speziale de Pignà, Felice, un farmacista, ho intavolato un discorso circa le ultime notizie che siamo venuti a sapere dalla televisione per quanto riguarda il Ministero della Sanità. Il fatto per esempio che adesso uno non può star male se un medico praticamente ha finito a faticare, se stai male meglio che ci pigli un corpo. Perché Felice, io ho detto, ma Felice, cosa a me mi piace un attacco di culite alle 3 di notte? Vengo su da te, te sono, ti dico guarda, c'ho la culite. Mi ha risposto, vai dalla guardia medica. Ho detto Felice, per quando io sono arrivato sulla guardia medica ho fatto una striscia di cacca per strada che ci vuole il che coglie sulla neve per spartirla, dico, come volimmo fa? Dico allora pigliamene un pochetto più grave, che ne so, metti che c'ho la diabete, mi serve da farmi l'insulina, mi serve l'insulina, come devo fa? Vai dalla guardia medica. Dico, ma fammi capire una cosa, un ministro della sanità che va regalato un disco a tutti quanti e c'è scritto vai dalla guardia medica, vai dalla guardia medica. E poi mi ha detto grazie, ma che bravo, bravo a me, bravo a Felice. Io con ste luci qui mi cieco. E poi Felice mi ha detto, ma oltretutto, giustamente c'ha ragione perché il farmacista ti dice, io, ecco, grazie Fabio, ma che grazie, mi ripicciato, ecco. Giustamente Felice mi ha detto, ma del resto io, al limite sì, potrei salvare una vita dando una medicina fuori orario e senza ricetta. Però devo andare fuori legge. Effettivamente il ministro della sanità ha portato i farmacisti a questa situazione, che per salvare una persona deve diventare delinquenti. L'Italia è questa, signori. Oggi un farmacista per dare una medicina a uno fuori orario gli chiede a ricetta e se prima è stato da un medico di guardia. Nuatri, l'unica guardia che conosciamo è Guido, che sta laggiù, che non fa un medico. Infatti un medico di guardia, gente, se è sbagliato, io sai quando è che ci dice da Guido, gli ha detto un medico, gli ha detto, ma come medico, io fa guardia, ma un farmacista mi ha detto c'è un medico di guardia, io non ne conosco un altro di medico che fa guardia, qualche guardia che può fa un medico ci può essere pure, giustamente. Poi la frase, quello che sempre che mi ha detto Felice, perché queste sono parole di un farmacista, quindi mi ha detto, oltretutto queste tasse, queste restrizioni, tutte queste leggi sono state tirate fuori proprio perché De Lorenzo disse gli italiani prendono troppe supposte. Che ridete, ci ha detto che rubiamo sempre lì di dietro, in pratica che siamo abituati, apposta abbiamo troppe supposte. Non c'è da ridere, siamo la nazione che prende più supposte di tutti nel mondo. Ma vi rendete conto che pigliate in giro, che nel mondo, codito nel mondo, codito nel mondo, sta attenti, io, avete capito? Quindi questo è quanto mi ha riferito il farmacista. Adesso regolatevi voi. Poi oltretutto non vorrei andare oltre, quindi non voglio addentrarmi in discorsi anche un pochettino più delicati come quello che potrebbe essere la politica, perché andremo a toccare subito le tangenti e quello è un discorso meglio non toccare, anche perché dovrebbe esserci delle persone che lo faranno al posto mio dopo, quindi ci penseranno loro, quindi io non vado oltre, anche perché sto vedendo che alle mie spalle il gruppo si è formato e come per incanto il gruppo si è formato. Allora, siete tutti pronti? Adesso io richiamerei la presentatrice Laura. Ci ho chiappato? No, non ci ho chiappato. Lucia, la presentatrice Lucia, ti do questo mio titolo, presenta da qui. Grazie Fabrizio. Presentiamo ora il gruppo musicale del maestro Giuseppe Gasparrini, che accompagnerà i prossimi brani. Fabio al basso, un applauso. Cristiano alla batteria. Il maestro Gasparrini alle tastiere.
Dario al sax, Tiziano alla chitarra. Il primo brano che accompagnano è un vecchio successo di Roberto Vecchioni dal titolo Samarcanda. Ce la canta il gigante del gruppo, Fabio. Ancora, ora la guerra paura non fa, bruciano nel fuoco le divise la sera, brucia nella gola vino a sacietà, musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide fra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Alla parata lei mi stava vicino e mi guardava con malignità. Dategli, dategli un animale, figlio del lampo degno di un re. Resto più presto perché possa scappare, dategli la bestia più veloce che c'è. Corri cavallo, corri ti prego, fino a Samarcanda io ti guiderò. Non ti fermare, vola ti prego, corri come il vento che ti salverò. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. Poi campi poi l'alba radiola, bianche le torri che infine toccò. Ma c'era tra la folla quella nera signora, stanco di fuggire davanti un pacchino. Eri fra la gente della capitale, so che mi guardavi con malignità. Sono scappato in mezzo ai grilli alle cicale, sono scappato via ma ti ritrovo qua. Ma li ti inganni, ti sbagli soldato, io non ti guardavo con malignità, era solamente uno sguardo stupito, cosa ci facevi la tua ieri là? L'aspettavo qui per oggi a Samarcanda, eri lontanissimo due giorni fa, ho temuto che per ascoltare la banda non facessi in tempo ad arrivare qua. Non è poi così lontana Samarcanda, corri cavallo, corri di là. Ho cantato insieme a te tutta la notte, corri come il vento che ti arriverà. Oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh cavallo, oh oh. È ora il momento di un vecchio successo dei New Trolls, è melodico e sentimentale, quella carezza della sera per voi Joseph. Sì. Ciao a tutti. Microfoni dei cori per piacere. Ah, ah, sì, ah, ah. Prova sì. Sì, 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 prova. Ah.
tornava mio padre sentivo le voci. Dimenticavo i miei giochi e correvo lì. Mi nascondevo nell'ombra del grande giardino e lo sfidavo a cercare, sono qui. Poi mi mettevano a letto finita la cena. Lei mi spegneva la luce ed andava via. Io rimanevo da solo ed avevo paura. Ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella d'autunno sembravano eterne. Quando chiedevo a mia madre dove eri tu, io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi e rimanevo a pensare, ma anche tu. Non so più l'amore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura, voglia di andare. Grazie a tutti, grazie. Mancava dalla scena da 2 anni, ma non poteva tener fede al proverbio che dice non c'è 2 senza 3. Era troppo triste e quindi richiestissimo dalle meno giovani, ritorna con un simpaticissimo brano di Roberto Benigni, Paolo, meglio conosciuto come l'Africano, in L'inno del corpo sciolto. Buonasera alle meno giovani. Morcià di Mesteluce, che me cieca anche a me, metà di mele e roce, contro la vergogna. Grazie. È questo l'inno del corpo sciolto, lo può cantare solo chi caca di molto. Se vi stupite la reazione strana,
perché cacare soprattutto è cosa umana. Noi ci svegliamo e dalla mattina il corpo scala sulla latrina, le membra posano in mezzo all'orto. È questo l'inno, l'inno sì del corpo sciolto. Ci han detto zuzzi, brutti schifosi, ma son soltanto degli stitici gelosi. Ma il corpo è lieto, lo sguardo è puro. Noi siamo quelli che han cacato di sicuro. Pulirsi il culo da gioia infinite, con foglie di zucca, di bietola o di vite. Quindi cacate, perché è dimostrato, ci si pulisce il culo dopo aver cacato. Evviva i cessi, siano benedetti, evviva i bagni, le latrine, i gabinetti, evviva i campi a concimare, viva la merda e chi ha voglia di cacare. E se parlo con un demente, un pretente, un ignorante, me caccio le carte e la cacca agli può. Guaio nostro è che ci si incatta parecchio, ci si calma solo dopo averne fatto un segno. La voglio reggere per una stagione e con la merda far poi la rivoluzione. Pieni di merda andremo a lavorare, poi tutto un tratto si fa quello che ci pare. Gli anni ci dice, dice, ma è questo quello, gli tagliamo addosso e lo riempiamo fino al cervello. Oh, non sono stato mai così profondo, mi va la merda che ricopre tutto il mondo. È un mondo libero, un mondo squacquerà, perché ti lacquerà di qua e di là. Cagoni, balconi, puttoni, balconi, la merda che mi scappa ricade su di te. Loro non ci hanno responsabilità, eh. Adesso passiamo a un brano interamente musicale che era stato proposto 2 anni fa, ma considerata la sua bellezza merita veramente di essere riascoltato. Dal magnifico sax di Dario, Harlem Notturno. Thank you.
accompagnato dal suo gruppo, è ora il momento del maestro Giuseppe Gasparrini con un pezzo interamente di sua fattura. Il titolo del brano è Onestà. E ce ne vuole d'onestà, eh? Della vita sono stufo, un biglietto per l'inferno ho richiesto all'impiegato, però lui non l'ha staccato e così m'ha apostrofato. Per la gente troppo buona qui da noi posto non c'è. Troppe colpe tu hai commesso, tu sei stato sempre onesto e da noi non è permesso, da San Pietro puoi provare. E rivolgomi da Pietro, così lui m'ha risposto, non c'è posto in paradiso per un cretino come te. Tu non hai rubato niente, tu non hai tradito mai, tu sei proprio il delinquente della tua onestà. Sono proprio disperato e da tutti son deriso, dall'inferno rifiutato e bandito in paradiso. Per San Pietro le proteste con Caronte farò a botte, certo questo devo farlo per la mia dignità. Non aver rubato niente, non aver tradito mai e sentirmi delinquente della mia onestà. Non me va, non me va, no, non me va. Grazie, grazie. Grazie, grazie. E allora un brano un po' diverso. Chicago, Boston, New York. Anni 20 e 30 in America. Ci vuole la base, Fabio. Certo, per forza. Erano altri tempi, magici momenti, erano i follissimi anni venti. Proponiamo schegge prese in cineteche dell'America di quei dì. Chicago, Boston, New York, guidando le nuove Ford. Chi aveva tanta grana per strada scorrazzava, faceva gingane e rally. Di notte si andava al club, un whisky e un tete a te. I folli e grandi amori nascevano così, l'America era questa qui. Si voleva un mito, si creava un divo, Greta Garbo pure Valentino. Tutto era permesso, facile era il sesso nell'America di quei dì. Chicago, Boston, New York, guidando sempre le Ford. Chi aveva tanta grana la vita si godeva tra balli, concerti e picnic. Di notte si andava al club, un whisky e un po' di jazz.
Non c'era ancora Armstrong, ma c'era Billie Jean. L'America era questa qui. Ma c'erano anche i ghetti, si viveva stretti, miseri e randagi come i gatti. Poche erano le scuole, tante le pistole che sparavano notte di boom, boom. Chicago, Boston, New York, a bordo di quelle Ford. La mafia imperversava, il whisky scarseggiava, la crisi scoppiava a Wall Street. Di notte tornavi al club chiedendo permesso al boss. Se c'era chi sgarrava, il killer era lì. L'America per te finiva qui. Queste sono schegge prese in cineteche e l'America di quei dì. Oh yeah! Grazie, grazie, grazie mille. Qui bisogna fare un attimo un po' di grandi manovre. Come vi avevo detto prima, io avrei voluto anche cominciare un discorso un po' più serio con voi, magari, che ne so, parlare di politica, però vi avevo detto che c'erano altre persone che lo avrebbero fatto al posto mio. Cioè, dagli tempo qui, gente. Anche perché chiaramente io di politica, non essendo un politico, non essendo un esperto in materia, non potendo magari, che ne so, ribattere colpo su colpo magari a qualche vostra domanda, ho pensato bene di farlo fare a persone molto molto più preparate di me. Anche perché ho creduto qui qualsiasi tasto si va a toccare per quanto riguarda il lato politico economico italiano, qualsiasi lato si tocca si fa i casini. Basta che uno, che ne so, magari dovevi dare 1.000 lire a una persona che gli l'hai prestata una settimana prima, gli dà 1.000 lire e gli fa: to, c'è uno che scappa fuori dallo spio, che fai? Tangenti, li pagato. Adesso non si può più, manco prestasse 100 lire per dargliele dopo una settimana, perché se c'è qualcuno è un casino. Quindi, appunto, dicevo, c'erano dei personaggi che lo avrebbero fatto al posto mio. Ecco, più o meno sì, stanno bene, dopo vediamo. Comunque vediamo se questi personaggi sono pronti, perlomeno dovevano arrivare. Mi diceva di preciso io, ma sì, sì, è proprio così. Signori, c'è l'onorevole Andreotti. L'onorevole Andreotti ad Appignano. Ma che sorpresa! Prego, si accomodi, onorevole. Prima si segga, onorevole. Ma guardate, l'onorevole Andreotti ad Appignano. Mi si faccia toccare un po' la gobba, onorevole, che porta fortuna. Ma che sorpresa! Onorevole Andreotti. Ma questa, buonasera a tutti. Ma questa, buonasera, è una sorpresa graditissima. Ma come mai lei si trova ad Appignano, onorevole? Siccome a Roma faceva troppo caldo, allora sono venuto qui a cercare un po' di fresco. Ah, e ha fatto bene, onorevole. Anche se credo che se fosse restato a Roma di questi tempi, al fresco ci si sarebbe trovato lo stesso. Va bene, comunque, andiamo avanti, lasciamo perdere. Quanto tempo pensa di fermarsi qui ad Appignano? Credo molto, anzi, credo di ricoverarmi all'IRCA. Ah, anche se vede che l'ha saputo anche Andreotti. Ah, si vuole ricoverare all'IRCA. E farebbe anche molto bene, onorevole, anche perché, voglio dire, sarebbe ora. E poi oltretutto lassù è un posto che si sta molto bene. Oltretutto lei ha anche molte amicizie influenti. Per citarne una per tutti, basta dire, che ne so, il suo amico Martinazzoli, no? Ma che cosa dice? Lassù c'è Alberto Pallotto. E beh non è. Ma onorevole, e beh non è uguale. Sulla faccia tutti disbuciati, disbrusciolati, pare fratelli. No? È uguale, è la stessa cosa. Ma onorevole, veniamo a noi. Senta, mi dica una cosa, facciamo un discorso un po' più serio, visto che si trova qui, ci faccia sfruttare l'occasione. Io vorrei un attimino farle qualche domanda per entrare un pochettino più sul vivo della nostra realtà, insomma, per rendere un pochettino le cose più reali. Le vorrei fare una domanda un pochettino ficcante. Ma lei di recente, perlomeno noi l'abbiamo saputo dalla televisione e dai giornali,
è stato accusato per favoreggiamento mafioso. Questa è un'accusa molto grave, onorevole. Ma tutto questo è vero? No, è tutto falso. Vabbè, ci mancherebbe che lei dicesse che era vero, d'altronde. Però mi dica una cosa, e invece circa i suoi rapporti con la Sicilia, perlomeno i telegiornali, i giornali hanno detto che lei aveva questi contatti con la Sicilia, addirittura con Totò Riina, di cui noi qui ad Appignano disponiamo del figlio. Felice, non pare un figlio di Totò Riina. Quindi... Io non parlo, perché io non c'ero, e se c'ero non vivo. Ah, capito. Lui non ha mai avuto contatti con la Sicilia, scommetto che lei nemmeno c'è stato mai, però parla meglio il siciliano lei che uno di Palermo. Va bene, onorevole, che cosa possiamo fare a questo punto? Ma pensa che ci sia qualcuno che possa stare nelle sue stesse condizioni? Sì. Ah, c'è qualcuno che può stare addirittura anche peggio di lei? Sì. E chi sarebbe? Craxi. Ah, sì. Signori, è arrivato anche Craxi. È incredibile, signori. Chi è che sta parlando male di me? Craxi, guardi, venga su questo microfono che mi sembra un pochettino più alto. Ma voglio dire... Ma che hanno fatto? Hanno aperto le carceri su questo paese e a me non mi hanno detto niente. A me questo mi sta proprio antipatico. Onore, visto che ha di verità stambo su rigore a tutti, eh? Lo so. Allora, onorevole Craxi, è una graditissima sorpresa. Ci permetta di farle qualche domanda anche a lei, però prima le vorrei fare un piccolo avviso. No, anche lei, da un po' di tempo mi avvisa da tutte le parti. Spero solo che avvisino anche il mio nemico Occhetto. Ah, credo che lo abbiano già fatto, onorevole. Credo che lo abbiano già fatto perché l'onorevole Occhetto sta arrivando proprio in questo momento. Buonasera. Buonasera. Buonasera, onorevole Occhetto. Lo sa che ho scoperto? Che cosa ha scoperto lei? Qual è il partito più antico del mondo? E quale sarebbe? Il Partito Socialista, perché al tempo di Alibaba aveva già 40 iscritti. Come ti permetti? È la verità. Anche quando hanno crocifisso Nostro Signore sul Calvario, ai suoi lati c'erano due socialisti crocifissi. E come fai ad esserne sicuro? Per forza erano due ladroni. Ma onorevoli, 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 per cortesia. Onorevoli, non stiamo sempre a litigare, è ora di farla finita. Ma onorevole Occhetto, mi tolga una curiosità. Lei è da quando è entrato che la vedo che sta con la mano lì sul portafoglio, ma per quale motivo? Perché ci sono loro due. Ah, ecco qua, a posto. E voi del pubblico che ridete tanto, avete controllato se il vostro portafoglio è ancora nelle tasche? A posto. Vabbè, onorevole, avere le mani lunghe ma arrivare fino laggiù mi sembra un po' troppo, mi sembra. Onorevoli, per cortesia. Cosa? Ah, certo, certo. Beh, l'onorevole Occhetto ogni tanto mi vuol suggerire qualcosa, capito, per rendere la... Cioè, ma io non posso dire quello che lei mi ha suggerito, anche perché sarebbe assurdo. Mi dica una cosa invece adesso, onorevole Craxi. Io vorrei parlare con lei. Vorrei farle, oddio, qualche domanda anche a lei. Oppure preferisce che gliela faccia a lei? Addirittura, ditemi una cosa. Ma per quale motivo lei sta così serio? È proprio serio, ma io ci credo perché, sa perché? Perché lei l'ha sempre beccato fino adesso, perché da quando siete entrati che lei se la prende sempre con l'onorevole Craxi. D'altronde, signori, l'onorevole Craxi è diventato famosissimo oramai per le sue malefatte, anzi, diciamo che è diventato più famoso l'onorevole Craxi, quasi più del Papa, perché non è vero, anzi, a pensarci bene... Chissà veramente se l'onorevole Craxi fosse stato Papa che nome avrebbe preso, non so, Bettino Paolo IV, pure Pio XIII, Pio XIV. Ma che Pio XIII e Pio XIV? Pio tutto! A posto! Ma smettila tu di fare tanto lo spiritoso, ormai sappiamo tutti del vostro conto corrente in Svizzera. Allora, se lo hai saputo tu del nostro conto corrente in Svizzera, ci sarà rimasta solo la corrente. Onorevoli, onorevoli, per cortesia, ma non potete stare sempre a fare scenate. È sufficiente quanto avete già fatto fino adesso. Onorevole Craxi, veniamo a lei, guardi, mi permetta di farle qualche domanda anche a lei. Le vorrei fare appunto qualche domanda circa la nostra situazione economica, politica, come la vuol chiamare, la chiami come vuole, ma questo casino che sta succedendo in Italia. Per il nostro futuro, quali prospettive ci sono secondo lei?
Credo che per il futuro non ci siano molte garanzie, a mio avviso. Per forza, le hai prese tutte tu? Che cosa? Le garanzie con l'avviso, no? Ma basta, onorevoli, per cortesia, basta, finitela. Anzi, a questo punto io, giusto per rompere, vorrei spezzare una lancia, insomma, voglio tagliare la testa al toro, finitela. Voglio chiedere conferma invece circa una notizia che ho saputo proprio di recente. È vero che siccome il pool Mani Pulite non hanno uomini a sufficienza per arrestare questi uomini corrotti, e ho saputo che appunto si fanno aiutare da dei cani, ci sono i cani poliziotto, i cani per i ciechi, i cani da... E ho saputo che stanno addestrando dei cani antitangente. E come farebbe ad addestrarli? Ah, io questo non lo so. Lo so io, sei proprio stupido tu. Ai cani a tartufo secondo lei che cosa gli fanno usare? Il tartufo. Ai cani a tangente invece? Non lo so. Il garofano. Capposto. Basta, me ne vado. Ma no, no, onorevole Craxi, resti qui, non se la prenda. Del resto lo sa come è fatto l'onorevole Acchetto. Poi, dove vuole andare? Non si trova bene qui ad Appignano, lei? Mica tanto, sono stato anche avvisato. E da chi è stato avvisato? Da un mio fido compagno di nome Comaschi. Ale, eccolo qua, ritorna Comaschi. Oh, però onorevole, a me a quando mi risulta Comaschi non mi pare che è stato poco cittando male su sto paese, perché è reato, ha fatto bello e cattivo tempo, si è riempito di più con tutti e ci dobbiamo pagato piagni giù, meglio del Lucì, no? Mazza, ammazza e tutti in arraccia. Basta, me ne vado. Vado a tirar su il muro di Merino. Ale, hai visto, l'ha fatto arrabbiare. E io glielo vado a buttar giù. Ale, a posto. Qui se ne vanno tutti. Ma un attimo, onorevole, ecco, questo qua, onorevole Andreotti, venga qua, se ne vanno tutti, se ne vanno. Almeno lei resti qui, o perlomeno prima di andare ci dica dove va. Perché se ne va anche lei zitto zitto, quattro quattro, gatton gattoni? Dove sta andando? Vado a controllare la gara di appalto per la costruzione e la demolizione di questo muro. Ale, il lupo perde il pelo ma non il vizio, Beh signori, noi l'abbiamo fatta scherzando, però corrisponde a verità, Allora, richiamiamo qui i tre personaggi, accogliamoli con un bel applauso. Alessio nelle vesti di Andreotti, Michele nelle vesti di Craxi e Paolo nelle vesti di Occhetto. Venite qui davanti. Eccole qua. Allora, facciamogli un bel applauso, anche perché sono stati veramente bravi. Oltretutto, questa scenetta l'hanno scritta loro e quindi a me mi hanno chiesto semplicemente se gliela guidavo un attimino, perché mi hanno detto: Fabri, se noi andiamo su da soli a presentare sta scenetta, chi ci crede a tutto quello che diciamo? Io gli ho detto: ci crede lo stesso Racende, non vi preoccupate, che quello che facete quadri qui si vede su telegiornale. Un grosso applauso. Oh, allora adesso ci siamo fatti quattro risate con Andreotti, Craxi, Occhetto, e adesso è il momento invece di una canzone molto molto seria, fatta da un gruppo veramente veramente serio, sì, perché è un gruppo serio. Poi oltretutto li vedrete appena saliranno sul palco. È una canzone impegnatissima, viene cantata da un gruppo che adesso io non voglio annunciare, perché ci sarà la presentatrice ad annunciare queste persone che si avvicenderanno sul palco. Dopo questa scenetta andiamo a presentare una canzone allegra e simpatica interpretata dai Ricchi e Poveri. E questa è la vera sorpresa della serata. Forse voi non ci crederete, ma abbiamo i veri Ricchi e Poveri, che ora sono in tre, ma che per questa occasione sono ritornati in quattro come vecchi tempi. Signore e signori, Franco, Angelo, Angela e Marina in Voulez-vous danser? Signori, ma guarda, non stiamo scherzando, Questi sono i veri Ricchi e Poveri. Ve li ricordate quando erano quattro? Quando erano più poveri che ricchi? Adesso invece sono diventati più ricchi che poveri? Signori, adesso li vedrete.
volevo danze. Grazie. Dopo tanta insistenza dei suoi amici, finalmente si è deciso a salire sul palco. Anche perché, come diceva lui, aveva paura di incacciarsi. Ci canta uno dei tanti successi di Adriano Celentano, un forte in bocca al lupo a Sandro, che ci presenta Azzurro. Un attimo di panico. Non ce l'ha. Vai Sandro! Certo l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Non mi ricordo più niente. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, nei pensieri all'incontrario. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, c'è troppo azzurro. Quasi prendo il treno e vengo da te. Treno di desiderio, e Peppa, proprio veniamo da prima, La prossima cantante non è un esordiente, ma mancava dalla scena da un paio d'anni.
ci presenta una canzone cantata quest'anno al Festival di Sanremo da Geraldina Trovato. L'accompagnano con la chitarra Luca e Tiziano. Per voi Roberta in La mia città. Nel giorno che le dissi, tu Catania non mi basta, dei miei sogni che ne hai fatto, me li hai chiusi in un cassetto, e sognavo di partire, di trovarmi in un bel posto, per poter riaprire quel cassetto ormai nascosto, chiuso con delle catene, che ormai di ragnatele. Mi dicevi da bambino, guarda sempre quelle stelle, basta sai vederne una che va giù tutto da vero. Quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America, l'America. Era questo il mio sogno, di volare su New York. Sto cantando e ancora sto sognando, ma non ho più la mia città. Non è cambiato niente, tutte le notti aspetto ancora una stella cadente. Mi dicevi da bambino, guarda sempre quelle stelle, basta sai vederne una che va giù tutto davvero. Quante stelle avrò contato, quante ne ho viste cadere, ma l'America è lontana, ma l'America, l'America. Era questo il mio sogno, di volare su New York. Grazie.